come lei sono stato buttato fuori di casa, come un oggetto praticamente, sono stato lasciato solo, abbandonato, non sono riuscito a riprendere nemmeno i vestiti e adesso mia madre asserisce che io non sono più suo figlio. Ha fatto suo il coraggio di Malika, la ragazza cacciata di casa perché omosessuale, e adesso ha deciso di denunciare anche lui quanto subito. Tutto era iniziato 2 anni fa, quando Giacomo, valdarnese 28enne, aveva deciso di confidare alla madre la propria omosessualità. Fin da subito sono incominciate le offese, i maltrattamenti sia verbali che fisici da parte di mia madre, ma anche mio zio che abita nella stessa casa. Praticamente mi diceva un po' di tutto, da darmi del malato mentale a darmi della normale. Una situazione che man mano sarebbe sempre più degenerata, sino ad arrivare allo scorso novembre, quando, ci racconta Giacomo, si era presentato a casa della madre per riprendere le sue cose. Mio zio, non appena mi ha visto, mi si è scagliato contro e mi ha aggredito e picchiato. E mi ha causato diverse lesioni, mi ha causato delle infrazioni ossee, diversi tipi di contusione. Dopo questo episodio, Giacomo aveva deciso di denunciare lo zio. Nel frattempo, però, sua madre a sua volta lo aveva denunciato. I reati contestati sono appunto i maltrattamenti familiari e lesioni personali aggravate. E diciamo, ovviamente abbiamo tutti gli elementi per poter smentire la dinamica dei fatti, di come, così come sono stati rappresentati dalla querelante. Infatti sin da subito Giacomo ha dato la propria disponibilità ad essere ascoltato personalmente dal pubblico ministero. La storia di Malika, così come quella di Giacomo, arrivano in un momento in cui in Italia c'è un acceso dibattito sul DDL Zan contro l'omofobia. Purtroppo, come sento dire da Malika, queste situazioni, insomma, ti portano anche a pensare certe cose. Cose che magari non avresti mai pensato, però da una parte ti ci portano. Perché ti senti sbagliato, non ti senti accettato da quelle persone che dovevano volerti bene, dovevano proteggerti e dovevano essere la tua famiglia.